Si riparte con il nostro secondo tempo, unico cambio. È uscito di Sastrov per il centrocampista di Monsters per dare spazio, per far spazio a Qua. E sei subito Cavolic, recupero, grande pallone. Cavolic, attenzione qui, se ne va Cavolic, se ne va ancora! Fermato, prova all'ultimo da Lucan, grande intervento difensivo. Prova Lucan, poi non rischia, allontana e fa laterale. Però adesso è Cavolic che trasporta la squadra con il suo talento, con il suo entusiasmo. Ah, qui ribattuta. Tanto mi sono sbagliato, al primo tempo ho detto che Beoda 2 era un difensore, invece no, centrocampista centrale, quindi diciamo che adesso giocheranno per lo più centralmente i Monsters. Poi sicuramente Cavolic adesso è arretrato moltissimo. Apua, grande recupero stavolta. Apua che è stato comprato l'anno scorso, un centrocampista centrale danese, 29 anni, pagato 5.100 punti. E c'è qui Gargonevic, Stankov, allontana. Beh, però diciamo un buon inizio adesso da parte di entrambe le squadre. Ricordiamo in 10 con l'espulsione di Beoda 2 la squadra di Amarantovic. Certamente i Monsters non sono neanche fortunati. Forse l'espulsione era un po' troppo, insomma, non so esagerare, sono qui il direttore di gara. Stankov, Cavolic, Stankov, molto bravi a duettare due. Cavolic, se ne va, grande pallone per Acqua, sulla nero. Sulla nero non passa, troppo solo sulla nero, dovrebbe farsi aiutare dall'altra punta, che in questo frangente è sbilenco. Ci ricordiamo di Sastra, perfettamente non è che abbia fatto una grande partita, quindi mi sembra anche ovvia la sostituzione da parte di Amarantovic. Palla in mezzo, attenzione, 1-0, 1-0 per l'Eagles, il gol di Gargonevic. Era ovvio perché era nell'area, insomma. C'è poco da discutere, qui la difesa si è lasciata gambare, si vede che è un centrocampo molto leggero, poco concreto. Che grande gioia da parte di Connonita, da un metro e mezzo. E poi Gargonevic non può sbagliare davanti a Droga, non sbaglia stavolta. 1-0 per l'Eagles. Andiamo a rivedere, troppo facile. Adesso si mette molto male per i Monsters, sentite i fischi de... per soltanto, non soltanto per la squadra ma anche per Amarantovic, insomma, non sembra abbia azzeccato i cambi. Attenzione qui a Pua, a Pua, attenzione qui! Cosa fa Pua? Cosa fa Pua? Sbaglia, però almeno ci sta provando. Insomma, non mi sembra uno sbaglio quel cambio, veramente l'espulsione non ci voleva. E quindi diciamo sta penalizzando enormemente la squadra di Amarantovic, eh. Diciamo che non, forse l'espulsione era esagerata e questo ovviamente va a influire sul match. Antalek, attenzione qui, capitano su, in profondità, palla in mezzo, attenzione, allontana il calcio d'angolo. Matruska a battere Lucan con il suo destro, bellissimo, palla in mezzo, attenzione qui, Droga ci è arrivato per sua fortuna. Palla in profondità per Sbilenko che non è un saltatore di testa e si vede in questo frangente. Lancia che è giocata qui, Gargonevic, attenzione. Si fa Gargonevic, per cazzo. Gira per Lancia, straordinaria l'azione qui dell'Eagles che danno un grande spettacolo. Lancia e cross, Angivolia stavolta. Molto bravo in questo frangente a coprire la difesa, Angivolia, il giocatore thailandese. Terza palla ancora qui, col cazzo cross. Oh, il tiro sul fondo. Forse c'è anche un contatto su Lucan in questo frangente. L'arbitro ha lasciato correre l'espulsione, il gol, insomma, non molto fortunata la squadra di Amarantovic. Però diciamo la verità, Amarantovic, la sua squadra non è che abbia fatto molto dal punto di vista offensivo. Cavolic è troppo arretrato secondo me. Qui attenzione, brutto intervento. Non c'è cartellino qui però. Lasciatemelo dire, qui l'arbitro sta prendendo una brutta piega, perché quello era un cartellino nettissimo. Attenzione che il lancio era liberissimo. Matruska, Angivolia, si muove molto bene. Palla profondità, attenzione per Sbilenko. Sbilenko, vediamo se ci arriva. Sbilenko, attenzione! Sbilenko no! Doveva crossarla, era ovvia la soluzione da parte del russo, dell'ucraino, scusate, Sbilenko, che qui ha incredibilmente sbagliato. Apua! Sulla nera, attenzione qui, sulla nero, Sbilenko, ancora lui adesso è Monsters in attacco, Sbilenko qui, Sbilenko, se ne va, il tiro, uno pari, il gol di Sudanero, incredibile, l'attaccante svizzero, fa segnare,
sua presenza in nazionale, perché è amatissimo per gli svizzeri. Io penso che dopo questo gol anche tra i tifosi dei Monsters, che grande azione, un attacco a due forse è la cosa più ovvia secondo me per questa tattica dei Monsters. Vedete qui grande gioia di Sbilenko, poi sulla nera non può sbagliare, non, diciamo non meritato il gol, però insomma ci hanno provato fino alla fine, è arrivato il gol. Gol del pareggio, quindi penso nessun cambio da parte di Amarantovic, che arriverà a questo punto non credo che si azzardi a fare una difesa a 5 che rischierebbe troppo di, insomma, di arretrare la formazione. Sei classe in mezzo, fesso, grande giocata, allontana per lo scatto di sola nero, ma ormai la difesa dell'Eagles è ben posizionata. Su Chiotto il canzonato con nonnità, Natalek, il passaggio intercettato da Fessok, grande partita, il vero in campo non lo so, probabilmente lo do a Cavolic proprio perché è l'ultima partita, ma probabilmente anche Sbilenko ha giocato molto bene, quindi forse diciamo Cavolic giù, perché comunque ha fatto buone cose, non ottime, non da Cavolic, però insomma un grande giocatore, un talento provato. Sbilenko tra lui, para arretrata, qua diamo la palla che esce, sì, palla laterale per i Monsters, ottimo, ottimo questa seconda fase del secondo tempo. Se qui fesso con grande spazio adesso, molto spazio, però si lascia prendere il pallone a Fuente Negro, ultima azione forse, 85 minuti di gioco con nonnità per Gomic. Grande partita fino adesso comunque, grande azioni in questa parte, specialmente le azioni da parte dell'Eagles non sono state molto concreti e questo risultato poi si vede, no? Stankov allontana, però forse non benissimo, c'è Lucan, Gardonovic, Natalek, il cross non passa qui, col cazzo Lucan destro che colpisce addirittura il suo compagno, questo mezzo col cazzo anticipato, è canzonato, lancia, attenzione 1-2, vediamo se c'è, no, con nonnità, attenzione qui, Lucan e c'è la strava, la straordinaria parata qui da parte di Droga che sa il risultato. Beh, forse ragazzi il migliore in campo è proprio Droga, perché vero gli Eagles hanno costruito molto, però non vedo il migliore in campo, non lo so, hanno giocato bene tutti quanti. Io penso lo do a Droga proprio perché insomma ha fatto delle parate incredibili. Partenza, la partita non è finita, con nonnità non riesce, sbilanca lontana e c'è il triplice fisco da parte del Danvito Narnia. Monsters 1, Eagles 1, è un pareggio che sa di amaro per gli Eagles, ma che sa di grande vittoria per i Monsters. Le azioni migliori sempre da parte degli Eagles. Poi nel secondo tempo è arrivato il gol del pareggio dei Monsters con Sudanero, uno svizzero, qui altra grande chance per l'attacco, l'attacco di Gary Owen, che non è stato molto concreto in questa gara, i suoi giocatori non sono stati molto concreti, grande risposte da una parte e dall'altra, soprattutto di Droga che migliora in campo il portiere dei Monsters, ha salvato per ben più di due volte il risultato, quindi vediamo la prodezza dell'estremo difensore. Poi Gargonovic qua mette a segno un altro timbro della sua squadra, 1-0, e poi diciamo non ci sono state molte occasioni nel secondo tempo. È arrivata quella con Sbilenko che si smarca due uomini e poi passaggio in mezzo per Sudanero che non fallisce lo svizzero. E poi l'ultima occasione avuta clamorosamente da, mi sembra, Lancia, anzi da Lucan, sì, grande risposta a quelli di Droga, che risposta del portiere svizzero. Insomma oggi gli svizzeri hanno fatto un po' la differenza, Droga, il portiere dei Monsters, il suo compagno attaccante Sulanero che ha messo il sigillo del pareggio, e quindi da Marco Galeone
qui al Monster Stadium, Monsters 1, Eagles 1. Da questo pareggio vi diamo l'appuntamento alla prima sfida amichevole che vedrà Dragon Stars contro Battle Reap, anticipo della prima di campionato Pro League. Alla prossima!